Siamo con mister Binotto al termine della sconfitta dell'Alessandria sul campo del Fiorenzuola per 2-0. Mister, iniziamo con il chiederle per forza di cose un commento di quello che ha visto nei 90 minuti. Secondo me abbiamo fatto anche una buona partita. Il primo tempo abbiamo creato tanto, abbiamo palleggiato, abbiamo avuto due occasioni importanti. Poi la differenza tra portare a casa il risultato o meno poi passa attraverso a mettere dentro la palla. Quindi dispiace, ovviamente ci dispiace per la gente di Alessandria. Non è oggi che siamo retrocessi. E quindi oggi c'è stata la matematica, però ce lo portiamo avanti da un po' e questo è un grande peccato. Il ministro lei ha detto che giustamente non è da oggi che siamo retrocessi, lei è stato qui nelle due fasi, è arrivato nella prima fase, nella seconda fase. Secondo lei questa retrocessione dove è iniziata? Non sta a me a giudicare, io devo giudicare il lavoro che è stato fatto a livello tecnico. Io dico anche a livello tecnico proprio, diciamo, a livello societario, io A proprio. livello tecnico non mi permetto di giudicare, io posso giudicare il mio lavoro, posso giudicare quando ero allenatore in seconda di Mister Banchini e secondo me abbiamo sotto il profilo di idee e di portare quello che era un pensiero e un'idea di gioco, secondo me l'abbiamo raggiunto. Poi, ripeto, mi ricollego a quello che ho detto prima, la differenza è riuscire a fare gol, perché tu puoi esprimere tutto il calcio che vuoi, però se non si riesce a mettere la palla dentro è un grosso problema. E questo sono i numeri che parlano, è inutile che ci nascondiamo. I numeri parlano di un attacco, di una squadra che ha fatto pochi gol. E non puoi fare pochi gol e salvarti, perché poi le partite, se vai sotto, quante volte abbiamo perso 1-0? Una marea. La differenza è questa. Quindi tu puoi palleggiare, creare tutto quello che vuoi, però oggi possiamo dire di aver fatto una brutta partita, cioè, chiedo anche a voi. No, Secondo tempo secondo c'hanno due episodi subito pronti via, dopo 3 minuti vai sotto 2-0, in una situazione in cui stai solo aspettando di morire, ok? E quindi questo è stato poi il risultato finale. Però io mi tengo la prestazione del primo tempo e come c'è stata in tante altre volte. Cioè, c'è stata questa prestazione anche con Mister Banchini. Abbiamo fatto delle ottime gare portando a casa zero. E questo è un po' l'emblema che ci portiamo dietro e quello che è successo poi quest'anno. se non si segna non ci si può salvare, questa è la pressione, perché al limite se sei bravo dietro fai 0-0 che non poco, però questa squadra nel mercato di gennaio ha avuto a un certo punto 6 attaccanti, cioè ha portato ad avere 6 attaccanti in rosa, che era un po' una richiesta, anche il mister Martini diceva mancano risorse, abbiamo francamente il peso. Prima che erano 3 attaccanti, forse anche meno. È normale che quando sei ultimo in classifica devi fare un certo tipo di mercato. Probabilmente un giocatore prima di accettare o vedere una situazione difficile, perché non ci nascondiamo che anche a dicembre e a gennaio la situazione era molto complicata. E quindi poi devi rincorrere, devi cercare, devi fare, e tu prendi il giocatore perché lo vedi, perché ha una storia, ovviamente, perché sennò no, e pensi che possa essere al caso tuo. Poi purtroppo non tutte le realtà sono uguali, cioè, e quindi si incatenano situazioni complicate e adesso sparare addosso agli attaccanti, io ho generalizzato, nel senso che perché poi i gol non devono venire solo dagli attaccanti, devono venire dai centrocampisti, difensori, chi più ne ha più ne metta. È normale che l'attaccante è l'emblema, il simbolo di quello che dovresti finalizzare, no? Creando, finalizzi con il gioco dell'attaccante.
E quindi noi ci aspettavamo sicuramente, probabilmente anche di più da queste situazioni, ma ripeto, non è colpa dei giocatori. Noi come staff, come aspetto tecnico, ci prendiamo le nostre responsabilità, però per quanto mi riguarda ho la coscienza estremamente pulita, nel senso dell'impegno, della voglia, della determinazione di poter cambiare anche qualcosa. Purtroppo è andata male e succede. Non ci nascondiamo, insomma. Come saranno queste tre gare finali? Perché a questo punto, almeno pur avendo un destino segnato, consapevolmente sempre, consapevate anche voi, è abbastanza adesso il destino è scritto e ci sono ancora 270 minuti ancora, come gara affrontare. Sicuramente non sarà semplice, però io ho un obiettivo ben chiaro, è quello che ho trasmesso anche ai ragazzi in queste settimane. Onorare la maglia credo sia doveroso, a prescindere da tutto quello che succede. Sembrano frasi fatte, probabilmente sono frasi fatte, però è una cosa che ti devi sentire dentro. E tu oggi hai dato il massimo, secondo me hai dato il massimo di quello che potevi dare in questo momento, e quindi io non posso dire abbiamo fatto male o non onoreremo le prossime gare. Noi scenderemo in campo sempre per dare il massimo e per fare ciò che facciamo durante la settimana. Quindi sotto questo punto di vista non ci sarà nessun cambiamento. Probabilmente, e come è giusto che sia, faremo vedere qualche giovane in più magari, dove poterlo vedere se è in grado o comunque ci può stare per un eventuale campionato del prossimo anno. Quindi la valutazione che poi la società farà e gli addetti ai lavori faranno sarà questa.